Allora ragazzi, intanto partiamo col dire che Julius Randle ha 26 anni e che è in NBA dalla stagione 2014-2015, anno in cui ai Lakers disputò una sola partita prima di farsi male e saltare l'intera stagione. È un giocatore che ha sempre saputo mettere punti a referto, partendo dagli 11 nel suo anno da rookie, passando per i quasi 22 della sua parentesi ai Pelicans, per arrivare a questo 2020-21, che è di fatto la stagione della sua carriera. L'impressione che ha sempre dato, almeno in passato, era che fosse un giocatore con un discreto potenziale, ma con un arsenale offensivo leggermente limitato, totalmente dipendente dalla sua mano sinistra, tendente ad ingrassare e detto in Internos, per niente un leader né tantomeno un giocatore difensivo. Praticamente tutto ciò che Julius ha contribuito a smontare in questa stagione. Ma questa sua evoluzione improvvisa non è arrivata a caso. Come detto, gli ci sono voluti diversi anni per diventare il giocatore che è oggi. Gli serviva probabilmente un head coach ed un coaching staff che fossero complementari al suo modo d'essere. Oltre a Tom Thibodeau, la cui mentalità peraltro è prepotentemente entrata a far parte di tutti i giocatori a disposizione del roster dei Knicks, la figura di riferimento e colui al quale si devono maggiori meriti è Kenny Payne. Ma chi è Kenny Payne? Kenny Payne è stato assistente di John Calipari a Kentucky University per 10 anni. Julius Randle è stato a Kentucky e quindi si conoscevano di fatto già. Quando le voci, infatti, sull'arrivo di Payne a New York avevano cominciato a circolare, è stato Randle stesso, con cui tra l'altro aveva un rapporto molto particolare, a chiamarlo e a convincerlo ad accettare l'offerta. Tom Thibodeau non ha fatto altro che mettere nelle mani del suo nuovo assistente il destino di Randle per renderlo un giocatore più completo e le cose pare stiano andando alla grande. Ma non è solo merito di Payne, ovviamente. Il gioco di Thibodeau, molto statico e basato su situazioni di isolamento e giocate individuali in fase offensiva, è l'ideale per il tipo di giocatore che è Julius Randle. Un giocatore in grado di crearsi il tiro da solo, un giocatore in grado di mettere a canestro tiri difficili in uno contro uno, nonostante le selezioni degli stessi siano spesso non ottimali, un giocatore che si sta dimostrando anche un ottimo passatore quando viene raddoppiato. Ma un giocatore che probabilmente in un sistema meno statico e più dinamico renderebbe molto meno e farebbe molta più fatica, ma che in questo sistema di fatto ci sguazza a meraviglia. Ci aveva già provato David Fizdale nella scorsa stagione a mettere Randle al centro dell'attacco, ma l'esperimento durò poco, visto che Fizdale venne licenziato dopo sole 22 partite. Recentemente Charles Oakley, vecchia stella dei New York Knicks e di certo uomo che non le manda mai a dire, ha affermato quanto segue, virgolettato: "Penso che Randle sia la versione migliorata di Zion Williamson. È più versatile, un giocatore di basket migliore. Zion è solo una campagna pubblicitaria per il campionato. Quando arriveranno i playoff sarà proprio come il Greek Freak, troveranno un muro." Peraltro Zion i playoff non è detto neanche che li faccia. Ecco, una dichiarazione forte in pieno stile Oakley che però nasconde una minima parte di verità. Nonostante Williamson abbia dimostrato uno strapotere più unico che raro vicino a canestro, in stagione ha tentato solo 15 triple, rendendo il suo attacco un po' troppo, anzi totalmente monodimensionale. Diversamente da Randle, che in quella che è la sua miglior stagione NBA in carriera tira con il 42% dall'arco. Certo, il vecchio Charles non calcola alcuni fattori come l'età, il contesto, il sistema di gioco, il potenziale del giocatore, ma sotto sotto mi sento di dire che un minimo di ragione ce l'abbia. L'idea di coinvolgere maggiormente Randle al centro dell'attacco, come detto, non è una novità introdotta da Tom Thibodeau, bensì già da David Fizdale, il precedente coach. L'esperimento, come detto, durò pochissimo, giusto 22 partite, tra l'altro 4 vinte e 18 perse, prima che Fizdale venisse esonerato dai New York Knicks. Ma il vecchio coach questa volta ci aveva visto apparentemente giusto. In questa stagione Randle sta realizzando i suoi massimi in carriera per punti, 23,6, rimbalzi, 10,6,
assist 6 e minuti giocati 37 a partita. Le statistiche erano buone anche nella passata stagione, ma il record di squadra quello proprio no. Ed è qui che Randall, con l'aiuto di Tibbs e del sistema, è divenuto anche un leader e un all-star. Nella capacità di trascinare i compagni, di mettere i canestri decisivi, di passare la palla quando ce n'è bisogno. Da un punto di vista statistico c'è stato solamente un altro giocatore a chiudere la stagione a 20 punti, 10 rimbalzi, 5 assist di media col 40% da 3 e l'80% ai liberi. Quel giocatore si chiama Larry Bird ed è nel 1984-85, l'anno in cui vinse il premio di MVP. Randall, ragazzi, non vincerà il premio di MVP, ma quasi certamente quello di giocatore più migliorato dell'anno. È stato capace di migliorare in ogni voce statistica possibile, anche se la più clamorosa dal mio punto di vista è il passaggio dal 27% al 42% dall'arco, tentando praticamente il doppio dei tiri da 3 rispetto alla passata stagione. Una statistica veramente impressionante se consideriamo che ora è il primo violino ed ha tutta l'attenzione delle difese su di lui. Ma fatta eccezione per i punti a referto, la vera differenza, quello che rende Randall un giocatore davvero speciale, è lo sviluppo delle proprie qualità in termini di creazione di gioco. A sorprendere non sono infatti i suoi quasi 24 punti, i suoi 10 rimbalzi, ma sono i suoi 6 assist a partita e la sua propensione alla tripla doppia, cosa del tutto inusuale nelle squadre di Tom Thibodeau. Squadre che tendono a dominare l'avversario nella metà campo difensiva e che si affidano a singole giocate in isolamento in fase offensiva, vedasi il Derrick Rose degli anni dei Bulls. Squadre che hanno reso giocatori come Joakim Noah e Carlos Boozer degli All-Star e Taj Gibson giocatori essenziali. E non è un caso che lo stesso Gibson e lo stesso Rose facciano parte proprio di questo progetto che per ora è un progetto vincente. Il dato chiave è il seguente. Randall è un giocatore che spesso punta canestro, ma solamente nel 54% dei casi arriva al ferro o prende la conclusione. Nel 46% dei casi la passa, creando quindi situazioni favorevoli all'attacco partendo da un suo isolamento. Randall crea molto quando può penetrare a canestro e scaricare dopo aver attirato su di sé la difesa, o da transizione, quando prende il rimbalzo difensivo e porta palla. È di fatto un playmaker aggiunto del calibro di Ben Simmons o LeBron James a livello statistico. Il fatto che abbia messo a posto il fisico e perso anche molto peso è sicuramente un ulteriore fattore che lo ha aiutato da questo punto di vista. Se poi aggiungete anche la sua nuova pericolosità dall'arco, ad oggi risulta essere uno dei giocatori più difficilmente marcabili all'interno dell'intera lega. Recentemente il Madison Square Garden ha riaperto le porte al pubblico ed un'altra magia di Randall e di Tibbs è stata quella di far riappassionare i tremendi tifosi Knicks alla squadra dopo anni di agonia. Non appena il pubblico del Garden infatti ha ricevuto il via libera per entrare al Madison, i cori per Randall, tra gli altri, non si sono fatti attendere. Oggi l'ex Lakers e Pelicans è l'MVP di una squadra da playoff in grado di contendere per il quarto posto all'interno di una Eastern Conference molto competitiva e piena di insidie. Ma una rondine, ragazzi, non fa sempre primavera. Quando giochi stagioni del genere, ci si aspetta che tu prosegua nel cammino di miglioramento e perfezionamento. Di singole stagioni di questo calibro ne abbiamo viste tante anche in era recente, come quelle ad esempio di D'Angelo Russell ai Brooklyn Nets o di Brandon Ingram l'anno scorso ai Pelicans. Ma il difficile viene ora. Se Julius Randle continua nel suo processo di miglioramento, potrebbe diventare il nuovo re di New York. E chissà, finalmente, qualche free agent di lusso può tornare a scegliere la grande mela come meta e riportare i Knicks ai fasti di un tempo. In questo caso, chi vivrà, vedrà. Ditemi come sempre la vostra nei commenti, mettete un like a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per avere tutte le notifiche del caso. Vi auguro una buona giornata, il Franz.